Benvenuti nel magico mondo dei mushers e dei cani da slitta, in versione chiaramente estiva, senza neve. Si chiama dryland tecnicamente, cioè si corre sulla terra asciutta o sull'erba. Del nostro 24esimo trofeo tripla corona qui a Tarvisio, Fusine, in Friuli Venezia Giulia, gara internazionale di qualificazione per i team italiani alle gare di campionato europeo che si svolgeranno quest'anno in Finlandia. Per cui partecipazione veramente molto qualificata, tra l'altro anche con moltissimi team austriaci, slovacchi e sloveni che sono nostri vicini qui di casa, Tarvisio è l'estremo nord oriente d'Italia naturalmente. E sono venuti qui a correre con i cani di qualsiasi razza. Abbiamo visto, oltre agli stupendi cani nordici che conosciamo, i Siberian Husky, gli Alaskan Malamute, abbiamo visto correre cani di ogni genere, cani ibridi, cani da caccia, abbiamo visto dei piccoli cani anche non identificati, diciamo, che hanno fatto la gara con grande gioia assieme ai loro conducenti. E lo spirito di questa gara è proprio quello di enfatizzare, di sviluppare l'intensa armonia tra il conducente, il suo o i suoi cani, perché si corre con un cane o con due cani, quindi le categorie sono con il kart, che è un triciclo o quadriciclo con tre o quattro ruote, quella si corre con quattro cani o anche tre cani, poi c'è la categoria scooter, il monopattino, anche quello con un cane o con due cani, sempre di razze nordiche riconosciute o le altre razze, poi c'è la velocissima categoria del bike, la bicicletta, la mountain bike attrezzata per l'attacco con il cane, con un cane o con due cani, sempre nelle differenti razze, e poi c'è sempre la spettacolare categoria cani cross, la corsa a piedi con il cane, che fa capire quanto lo sforzo comunque di tutte queste categorie vedono il conducente spingere tantissimo e aiutare tantissimo il loro cane o i loro cani nell'impeto della corsa. Gara quest'anno organizzata con difficoltà non indifferenti, abbiamo avuto giornate impietose prima della gara, tanta pioggia, ma oggi ci ha baciato il sole nello splendido scenario delle Alpi Giulie, col Monte Mangar che sognone ci guarda, ed è stata tutto sommato una grande festa, grande per l'empatia e per la simpatia di tutti i concorrenti, anche perché è un meeting, oltre che essere una gara internazionale, è un meeting dove i concorrenti approfittano per incontrarsi e per scambiarsi proprio opinioni, tecniche e qualsiasi cosa che possa servire per imparare, per migliorarsi. Quindi dalla piana di Fusine, con la scuola internazionale Mushing che assieme alla Federazione Italiana Mushers Sled Dog Sport organizza questo evento, vi rimando alle uscite che faremo con la scuola in inverno sperando nella neve. Buona vita a tutti voi a due e a quattro zampe. Good life!